Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan dell'Ortoddio. Segui la moda o sei la moda? Io sono la moda, e tu? Niente, ho fatto questo filmato perché mi volevo cambiare la maglietta. Invece della solita verde mi volevo mettere questa arancione, perché il mio secondo colore preferito dopo il verde è l'arancione. E niente, appena però mi sono accorto che mi è arrivato un pacco, e probabilmente un regalo di Natale in ritardo, e dentro c'era questa fantastica felpa, che era proprio la felpa che avevo visto su internet e che volevo tanto. Tutti gli uomini sono creati uguali, solo i migliori diventano agricoltori. Che figata. Infatti devo ringraziare la persona che me l'ha regalata, evidentemente mi ha sentito mentre dicevo, che bella la voglio. Non potevo ricevere il regalo più bello veramente. E ho pensato a questo fatto dei vestiti, che io effettivamente non compro vestiti, non li compro mai, ma ho sentito persone che quando gli dicevo che non faccio la spesa perché raccolgo tutto il da mangiare, comunque non, mi dicevano, vabbè, ma i vestiti? Come se i vestiti fossero questo gran bisogno. E ora io non credo che i vestiti siano un gran bisogno. Sì, abbiamo bisogno di coprirci per riscaldarci, ma credo che qui il problema è della moda, di andare alla moda, di seguire un certo stile che cambia sempre, apposta per farci comprare e ricomprare vestiti, per farceli buttare anche se sono ancora buoni. E per questo tanta gente che è condizionata in questo modo, che fa? Butta i propri vestiti, non quando sono rovinati, vecchi, ma semplicemente quando sono fuori moda. E io, per esempio, mi sono sempre vestito grazie a questa struttura del sistema. I miei parenti, i miei amici, specialmente quelli benestanti, che hanno tanti vestiti da dare via, invece che metterli al secchione o portarli in parrocchia, me li prendo io. E io ho sempre fatto così. E sarà che ho pure i fratelli più grandi, quindi questa è una cosa anche che succede soprattutto tra fratelli più grandi e fratelli più piccoli. Però quello su cui vorrei farvi riflettere è questo: ma voi c'avete anche voi questo problema mentale che vi dice che le persone vi accetteranno o meno a seconda di che stile avete e di come siete vestiti? Questo è un problema mentale del sistema, è uno schema del sistema che ci ha messo in mente, ma è una cosa completamente falsa. Non si verrà mai accettati in base al proprio vestito, nemmeno in base alla propria macchina, ma si verrà accettati in base alla propria etica, alla propria morale, alla propria intelligenza, alla propria empatia, alla propria emotività, ai propri percorsi mentali e alla propria integrità morale, ecco. E quindi è questo che dovremo tutti quanti cercare di coltivare, oltre che la roba da mangiare, dovremo cercare anche di coltivare quello che ci abbiamo dentro, per diventare come vogliamo noi e per diventare qualcosa di bello davanti agli amici e alle persone con cui ci fa piacere di stare in compagnia. La moda in questo non c'entra niente, è solo un bisogno, un finto bisogno, come il telefonino va a coprire il bisogno vero di stare in compagnia, ma in un modo falso. Allo stesso modo i vestiti alla moda vanno a coprire il vero bisogno di essere accettati dagli altri, ma in modo falso, in modo sbagliato, e questo ha portato tutta la gente a pensare, quasi tutta la gente a pensare in un modo sbagliato. Quando si dice no, l'abito non fa il monaco, purtroppo invece spesso l'abito fa il monaco e tante volte ti devi vestire in un certo modo per avere accesso a determinate cose, a determinati posti, a un determinato tipo di lavoro. Questo, se ci pensate, è incredibile, è terribile. E io sono sicuro di essere la moda perché a un certo punto mi sono accorto che il mio stile era proprio questo, il mio stile che mi piace è proprio quello di andare vestito anche tutto da barbone, con vestiti rimediati, regalati, strappati, riusati 10.000 volte, ricuciti. Quindi io non posso seguire la moda perché io sono già la moda. Spero che anche voi cominciate a fare questa riflessione e a domandarvi se e quanto siete condizionati dallo schema mentale della moda e del doversi vestire bene per dimostrare qualcosa che i vestiti non potranno mai dimostrare. Quindi ricordiamo,
qui all'Orto Dio che cerchiamo di mantenere una mente sana, ricordiamo che i vestiti servono a coprirsi dal freddo. Io quando ho la stufa accesa dentro casa sto in mutande perché non c'ho freddo, o quando è estate, quindi usiamo i vestiti per coprirci dal freddo e cancelliamo il falso condizionamento della moda, dello stile e tutte queste cazzate. Niente, il filmato è finito. Ciao ragazzi, alla prossima. Vi faccio rivedere la mia bellissima maglietta così me la invidiate un po'. Questa è proprio adatta per fare i danni. Tutti gli uomini sono creati uguali, ma solo i migliori diventano agricoltori. Bella.